Quindi totale concentrazione per anticipare i comportamenti della vettura, questo è importante. Intanto guardate, Senna ha raggiunto Capelli, lo sta per doppiare, un Capelli che sta andando, però deve avere dei problemi, tra l'altro Capelli, d'accordo, non sono macchine elettroniche, ma ci sono tante funzioni, vedi il cambio, e avete visto che anche Senna a sua volta in uscita di curva, un po' intorbidito come senso di equilibrio e di visibilità dalla nuvola d'acqua che gli tira avanti Capelli, la Ferrari di Capelli, anche Senna rischiava di commettere un errore. Ma vediamo questo passaggio, Senna tra l'altro che a questo punto si ritrova forse giustamente anche bloccato da Capelli, che sapendo con segnalazione box è già un incidente Senna, proprio di Senna in questo momento. Gianalesi allora si trova al terzo posto, errore, il secondo errore in questa gara da parte di Ayrton Senna, che esce, non è l'annata giusta per il tre volte campione del mondo brasiliano, apparso sempre nervoso, oggi ha dato il massimo, ma la sua McLaren non ha risposto come lui si sarebbe atteso. In testa Mansell ha sempre 27 secondi e uno, vediamo il replay. Sì, guardate la visibilità di Senna, guardate Senna in controsterzo, però proprio in rettilineo, neanche in curva, è andato a sbattere proprio prima di tagliare il traguardo, quindi un Senna che evidentemente era molto vicino alla macchina di Capelli, sapeva che Alesi a questo punto ha conquistato la sua terza posizione. Guardiamo però Senna che sta uscendo da questa curva, quindi non era sul traguardo, era un replay, mentre Frank Williams è attento a questi ultimi momenti. Guardate, visibilità dalla telecamera montata alle spalle del casco lateralmente di Mansell, che fa vedere quanta poca visibilità ci sia per i piloti. Alesi quindi da podio in terza posizione, direi un risultato meritato per la Ferrari di Jean Alesi. Berger in quarta posizione, Senna che ha commesso l'errore forse di aver rallentato, se non aveva dei problemi alla macchina, troppo nelle fasi finali di questo Gran Premio, permettendo ad Alesi di farsi sotto, di tenerlo, di metterlo sotto pressione, e alla fine Senna ha commesso un errore. Al di là di ogni considerazione per il brasiliano, una conclusione a due giri dalla bandiera a scacchi di questo Gran Premio, una conclusione che in ogni caso gli poteva servire, era sempre un terzo posto importante, va alla Ferrari di Alesi, mancano ancora due giri, anzi un giro alla conclusione. E intanto Michele Alboreto è salito al sesto posto, sarebbe il secondo sesto posto consecutivo per il pilota milanese, autore oggi di una grandissima gara. La classifica vede Mansell davanti a Schumacher, Alesi, Berger, Senna per il momento, ma ricordiamo che il pilota brasiliano si è fermato, Capelli, Alboreto, Martini, Suzuki, Wendlinger, mentre Michael Schumacher al secondo posto sta doppiando la Minardi a motore Lamborghini di Christian Fittipaldi, e Nigel Mansell affronta le ultime curve di questo circuito di Montmeló alle porte di Barcellona. Nigel Mansell che sta uccidendo letteralmente il campionato mondiale di Formula 1, che oggi non è stato impensierito da nessuno, nemmeno dal suo compagno di squadra Riccardo Patrese, che ricordiamo è uscito di pista a causa di un aquaplaning, e nemmeno in fin dei conti da Michael Schumacher, che ha accorciato verso la conclusione le distanze da Mansell, ma che alla fine ha preferito andare sul sicuro e ottenere un ottimo secondo posto. Terzo posto e primo podio dell'anno, se la situazione dovesse rimanere questa, per Jean Alesi. Quarto posto per Berger, quinto per Capelli e sesto dovrebbe essere Michele Alboreto. Sarebbe il secondo sesto posto per Michele Alboreto, quindi grande, io dico grande prestazione con la macchina che ha a disposizione, inutile da dire, gara regolare, l'aveva detto prima del via, mi interessa il traguardo, mi interessa dividere la gara in più fasi e capitalizzare soprattutto alla fine di questo Gran Premio, se ci arrivo, la possibilità di essere in zona punti. Eccolo qui, addirittura il computer ci dà, ma direi che c'è un errore, perché 2 minuti e 22, direi che è un errore da computer in questo momento, perché non è possibile che abbia 2 minuti, ma in questo momento Mansell taglia la sua, il suo Gran Premio di Spagna, 4 vittorie consecutive per Nigel Mansell. Seguiamo in questo momento anche Schumacher, che dopo 2 terzi posti si ritrova di nuovo sul podio ma in seconda posizione, ottima prestazione, ultima curva per Schumacher in un bagnato totale, macchina Fradicia, pilota Fradicio, ma certamente contento, guardate infatti come esprime la sua gioia, una gara difficile. Alesi è arrivato a soli 2 secondi e mezzo da Schumacher.
Quindi classifica confermata per quanto riguarda i primi tre posti. Nigel Mansell sale a 40 punti in classifica mondiale, Michael Schumacher a 17, ora insidia da vicino Riccardo Patrese che naturalmente è rimasto a quota 18. Primo podio dell'anno per la Ferrari e per Jean Alesi. Linea ai box a Patricia Pilcher. Monitor dei tempi non dà da un giro Capelli in classifica, tanto è vero che quarto è Berger, quinto Alboreto, sesto Martini, settimo Aguri Suzuki. E infatti nel momento dei festeggiamenti a tutti è sorto il dubbio di dare un'occhiata alla classifica, sì. Si sono accorti appunto che mancava Capelli. Tra l'altro Alboreto deve ancora tagliare il traguardo, in queste condizioni di pista aspettiamo per scaramanzia di vederlo. Ecco, in questo momento è passato Alboreto con un quinto posto, o almeno sul computer non è ancora comparso a dir la verità, ma era, eccolo sì, Alboreto che con il quinto posto conquista punti alla grande. E diamo la linea alla regia per ritornare fra poco di nuovo qui al Gran Premio di Spagna per premiazione per podio, mentre vedete confermato il resto della classifica con Suzuki, Wendlinger, Senna, Capelli solamente decimo perché non è riuscito a tagliare il traguardo ma viene classificato lo stesso, ed un grande Martini, ve lo ricordo, con la Dallara Ferrari al sesto posto.